visto il successo della The Hamburger Challenge, oggi abbiamo deciso di fare la Spaghetti Challenge. Sì! Io troppo felice, veramente. Amo gli spaghetti da brava italiana e non vedevo l'ora di fare questa challenge, anche perché è ora di pranzo. Io ho fame. Sì, grazie, Bubi. E quindi io e Katia abbiamo deciso di sfidarci per vedere chi riesce a finire prima il suo piatto di pasta. Abbiamo messo il cronometro giusto per fare un po' di scena e farvi vedere anche a voi il tempo effettivo della nostra magnata, insomma. Esatto, sarò velocissima. Bah, ne dubito, perché qua sento un profumino. Mamma mia, una fame, ragazzi. Guarda, sto mettendo il grano ovunque tranne che dentro, sì, la infatti, pasta. Ce la fai? Che bello, Bubi, quindi faremo come il vagabondo. Che faccia avevi? Allora raga, prima di iniziare vi chiediamo di lasciare un bel like, perché per noi è molto importante e per voi è solamente un click. Esatto. Quindi diamo via le danze. Ok dai, allora faccio partire il cronometro. 3, 2, 1, vai! Il segreto di ste cose è mangiare lentamente, perché vedete Katia si sta strafogando. Io invece... Non è assolutamente vero. Dov'è il mio bavaglino? Scotta. Noi invece di delle polpettine abbiamo optato per delle salsicce. Ma infatti io non ho capito questa cosa. È buona la salsiccia. Gli spaghetti all'italiana sono gli spaghetti con le polpette. Io ho perso ancora il bavaglio. Vedi, dici cavolate. Ma non è vero, è così. Come sono gli spaghetti italiani? No, anche così. La salsiccia va bene. Comunque nei commenti scriveteci che tipi di spaghetti vi piacciono. La carbonara, con la salsiccia. In realtà quelli che mi piacciono di più sono il mio piatto preferito. E loro lo sanno meglio di te, pensa un po'. La pizza? Sono gli spaghetti con le vongole. Non è messo anche a me? Quando andiamo a mangiare a casa dei miei, cioè praticamente nessuno beve finché qualcuno non tocca la bottiglia d'acqua. Appena qualcuno tocca la bottiglia d'acqua, ma non saresti anche a me, per favore? È vero. Succederà in tutte le case, sicuramente. E questa challenge dobbiamo farla arrivare all'estero per farvi vedere che cosa si mangia veramente, cosa sono le cose buone, altro che gli hamburger. Bisognerebbe mettere i sottotitoli, giusto Bubi? Mm. Anche perché, però io non sparavo a bocca piena, anche perché se ci aiutate ad inserire i sottotitoli in varie lingue, in quelle che sapete, anche in italiano, apparirete in automatico nella descrizione del nostro video. Esatto. Quindi, proprio appare il link del vostro canale. Del vostro canale. Ma in automatico. L'altra volta ci hanno detto infatti di non bere la Coca-Cola. Acqua. Perché avevamo sbagliato che ci gonfia. Per questo giro abbiamo preso l'acqua. Eh sì. Leggiamo tutti i vostri commenti, Stai accusando un po'? Arrenditi, dillo. E vado a vincere io. Stavolta vinco io. Quella dei panini l'hai vinta tu, adesso tocca a me. Stai accusando, Bubi? Era un bel piatto di pasta. Guarda che ti soffochi, Katia. No, davvero, A me da piccolo era successo con uno spaghetto. Ti era andato in gola. Cioè, mi ha salvato mio padre. Ma con gli spinaci. Grazie, è papà. Il problema è che mio padre ha anche le mani grosse, quindi non so come abbia fatto. Dalla bocca piccola tirarmi fuori lo spaghetto. Cioè, io stavo soffocando, era incastrato. Patati. Perché li mangiavo con le mani così. Non si fa. Non fatelo fare ai vostri bambini.
caldo. Ma li ho fatti belli caldi. Avevo tanta fame. Più con gli occhi quanto sembra. Dai. L'ultimo sprint e va verso la vittoria di nuovo. Ma forse è che il salato non è il tuo cibo. Sì che è il mio cibo. Dovremmo puntare sul dolce. Magari lì hai qualche possibilità. Dici? No. Proviamo. Anche perché sto giro. Uffa! Raga, ha vinto di nuovo Bubi. Non è giusto. Io sono troppo lenta a mangiare. Cioè, anche se mi sforzo a essere veloce, non ce la faccio. Mi battono sempre tutti. Quanto te ne è rimasto? Un botto. No, ma come? Ho mangiato due salsicce. Allora, facciamo così. Tu finisci il tuo piatto di pasta? Io basta. Ma come basta? Sazia, mangio le salsicce però. Davvero? Sì. Ma mangiamo stasera? Ok. Va bene. Chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? No, premiami. Ora mi merito una premiazione, vai. Hai rovinato tutto il mio audio ora. Cioè, tutto rovinato. Avrà tutti i picchi. No, ora mi devi premiare come se fossimo... Come ti premio? Facciamo quello della... Questa, faccini. Non lo farò mai davanti al web, davanti a tutti. No. No. Ancora... No. Ho sporcato tutto. Non voglio farlo. Ma dai, perché? Dai, Luca! Ma perché mi devi obbligare a fare queste cose? No, sono contro a tutte le ragazze che obbligano i propri ragazzi a fare le figuracce sul web. È una di queste, Katia. Sono tutti rotti. Sono contro sta cosa. Li ho spezzati tutti. Smettila, tanto non lo facciamo. La voglio fare. Dai, come gli levo che voglio. Sono contrariato, lo faccio solo perché la amo. Te l'ho rubato praticamente tutto. Bravo Bubi, questo era il tuo premio. Un altro spaghetto. Per lo più ciucciato. Esatto. Bene raga, se vi è piaciuta questa challenge dovete lasciare un bel like, condividere il video e scriveteci qua sotto se vi piacciono gli spaghetti e qual è il vostro piatto preferito. E soprattutto se avete nuove challenge da farci fare riguardanti il cibo, quindi se avete cose da farci mangiare noi le mangeremo. Anche solo per voi, peggio di uno spacchettamento. Anche perché ricordiamoci che l'Italia è prima al mondo per la propria cucina, per cui non sottovalutiamo questa cosa. Ma infatti è quello che ci stavamo dicendo noi proprio all'inizio. Prima di fare questo video stavamo pensando al fatto che tutti fanno challenge riguardanti gli hamburger, riguardanti ste americanate, il Giappone. Ma cavolo, gli spaghetti! Ragazzi, raga, gli spaghetti italiani, cuna italiana. Viva l'Italia! Tu vai all'estero, prima cosa che ti dicono spaghetti! E quindi... E anche mandolino. E anche mandolino. Bene. Ciao raga, iscrivetevi al nostro canale. Vi vogliamo bene, ricordatevi che leggiamo tutti i vostri commenti. Ricordatevi di spuntare la campanella, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Ciao, ciao ragazzi!